Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video make up, come ho ricreato il mio make up, insomma. Allora, innanzitutto sono già truccata stamattina, più o meno, siamo lì, e ho cominciato a truccarmi con questa palette. Anche se devo dire la verità, ho utilizzato prima questa non palette, questa terra qui della Rimmel e mi ci trovo molto bene, diciamo che colora abbastanza bene. Questo qui è la terra appunto della Rimmel con colorazione 004 Sun Stay, sì, vabbè, Maxi Bronzer comunque questa, e mi piace davvero molto. Infatti questo è il trucco che vedete, poi ve lo faccio vedere meglio da vicino senza zoomarvi. Poi come ultima cosa, il correttore non l'ho utilizzato, ma ho utilizzato i pennelli, ovviamente, come credo che sia giusto. Cominciamo dalla palette. Allora, come palette ho utilizzato questa qui della Flawless Revolution Makeup Revolution Flawless 4, questa qui che ha il pack così, vedete? Fatemi sapere se si vede bene con questa fotocamera con la quale sto registrando, perché ho il faretto, ho messo un faretto, una luce, adesso non so come chiamarla, però quella è. E nulla, allora ho utilizzato questo qui, questo e quest'altro, questo qui. Poi ho mischiato il tutto con altri ombretti, ovvero questi due che ho il dito in mezzo, vedete? Già, questi due. Oh, forse così si vede meglio. Sia quelli di giù che quelli di su, vedete? Già. Ho mischiato il tutto, ho sfumato bene bene. Ho fatto, devo dire la verità, ho usato i pennelli viso ma non i pennelli occhi, ovviamente, perché non è che non ho voglia, volevo provare un po' una nuova, non dico nuova, più che altro, sì, volevo provare semplicemente a truccarmi senza sempre forza avere i pennelli in mano, ma a vedere se scrivono meglio o col pennello o senza, e ho provato con le dita e funziona alla grande truccarsi solo con i polpastrelli, ovviamente. È uscito non dico un capolavoro, ma mi è piaciuto molto. Poi ragazze, cosa ho utilizzato? Il mascara della ovviamente questa palette ve la consiglio perché è molto buona e valida. Poi come mascara ho utilizzato questo della Scandalize Roulette Waterproof della Rimmel, è nero, molto nero. Lo scopolino che ve lo dico a fare è lo stesso, questo qua, vedete? Non so cosa sto facendo vedere, spero che si veda perché io non ho lo specchio retrovisore per vedere cosa faccio nella telecamera, ma vabbè, niente. Ho l'obiettivo fisso per dirvi tutto, ecco. E niente. Questo è il mascara che ho utilizzato e poi adesso mi tolgo gli occhiali. Ah, come sopracciglia ho utilizzato questa matita qui della Rimmel ed è allora che colorazione è? 001 Dark Brown, questa che ha la mina così, vedete? Già. Poi ultimo prodotto, ma non per importanza, non ho utilizzato blush, giuro, giuro in giurello. Non ho utilizzato il blush, ma solo la terra, come vi ho appena detto prima. Comunque, ho utilizzato dopo by step, step by step, ho utilizzato questo rossetto della Make Up Revolution, vedete? Già, questo. E questo rossettino. Ah, una cosa che non vi ho detto che ho fatto per avere questo rossetto un po' più brillante, più strong, diciamo, bello eccessivo, ho utilizzato, picchiettato, aspettate se riesco ad aprirvela, ovviamente,
Questo ombretto qui, che non so come si chiama, perché io con i nomi non sono granché, non sono il massimo, non mi ricordo i nomi degli ombretti, ma non importa. Comunque, vabbè, vi dicevo, questo è l'ombretto che ho utilizzato per picchiettarlo sul rossetto rosso, un rosso bordeaux, quasi chiamarlo vinaccia, non lo so se è un vinaccia, questo qua che ho utilizzato. Comunque è un bordeaux vinaccia, credo, non ne ho idea, vabbè. Comunque, questo è il... sì, proprio questo ombrettino che è su questa palette della Flawless 4 l'ho picchiettato sia su che giù, sulla frontiera superiore. Stupendo. Sì, bellissimo. Adesso vi riavvicino un pochettino. E ovviamente se mi tolgo gli occhiali è meglio. Vedete? Sì, vabbè. Ragazze, questo è il trucco di oggi, di stamane. Nulla, ragazze. Cosa dire? Spero che questo video make-up vi sia piaciuto come l'ho realizzato stamane. E ne vedrete un altro domani dello stesso, non, vabbè, non uguale, uguale, identico, però qualcosa di simile. Intanto io ho registrato sta parte, la seconda la vedrete domani quando comincio a non a struccarmi, vabbè, quando comincio a ricrearlo insieme a voi, perché questa è una parte come ce l'ho adesso io indosso, domani registro l'altra creandola insieme a voi, tutto l'insieme del make-up intero, va bene? Cioè, un make-up completo, come appunto ho chiesto su Instagram, perché ho visto che ho fatto un sondaggio. Allora, ho visto che avete risposto a tutti i sondaggi di Instagram, ho fatto un sondaggio su Instagram, e alcuni mi hanno scritto skincare, chiacchiere, video chiacchiericcio, video passeggiata, oppure make-up completo. Io a sto punto ho scelto, devo dire la verità. Ho skincare, ma anche make-up completo, quindi vi accontento sia l'uno che l'altro, via. Poi per video chiacchiericcio e ricette, no, video passeggiata, scusate, e video ricette si vedrà più là, perché le ricette non sono al massimo, ragazze. Devo dire la verità, non sono al massimo cucinando, quindi non lo so. Farò cucinare mia nonna, casomai, se vuole, se no proverò io. Niente ragazze, video passeggiate ne vedrete a volontà se riesco a uscire, perché siamo di nuovo non in zona bianca ma in zona arancione, quindi bisogna vedere se riesco a uscire e se mi va, però provo a uscire. Cioè a uscire di casa, farmi una passeggiata con voi, vi porto, non col telefonino, perché il telefonino non lo so cosa può registrare, quindi registro con questa Canon, ok? Basta ragazze! Noi ci vediamo domani mattina, se riesco o no. Sì, domani mattina, oppure domani sera, vediamo quando ricreo questo trucco, ok? Bene, noi ci vediamo domani. A presto, anzi, a domani, perché non è un vlog, ma è un make-up per domani. Allora, ciao ragazze, ciao a tutte, nuovo video, get ready with me, stavolta non è più Pasqua, ma non fa niente. Proseguo con fare questo video che ho fatto già l'altra parte, l'ho fatta quando ancora non era Pasqua, però sì, era Pasqua, come non lo era, comunque niente. Ho deciso di ricreare lo stesso look che ho fatto l'altro giorno, ma non con glitter, un make-up così. Sobrio, semplice, come l'ho fatto il giorno che mi avete visto già truccata. Stavolta lo ricreo con la base già fatta, il correttore già messo, anche se non è granché come l'ho messo, ma vabbè. E niente, mi sono già bella sistemata e tutto, quindi adesso proseguiamo con questa Flawless 4 della Makeup Revolution e basta. Proseguo col truccarmi, ci trucchiamo insieme, non chiacchiererò molto, già vi avviso, però ho intenzione di truccarmi con voi. Nulla, stamattina fa un vento allucinante, ma vabbè, dettagli. E
niente, allora vado a prelevare questi due ombretti. Quindi se vedete.